Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time for us. Oh, it's time for Christmas. Don't you know? E bentornati nel mio bellissimo canale. E come promesso, eccomi qui con tante ricettuzze a tema natalizio. Partiamo proprio con il pane. Allora, io ho fatto l'impasto con la mia mitica Palmira, ma nel caso in cui non aveste la macchina del pane, allora vi consiglio o la classica, insomma, planetaria, oppure anche l'impasto fatto a mano, perché no? Allora, facciamo appunto una bella palletta, li dividiamo poi in due parti e facciamo, vedete, due serpentelli che andiamo semplicemente ad intrecciare, quindi proprio un'operazione facile, e poi una volta che siamo arrivati alla fine iniziamo a dargli la forma della ghirlanda, tanto per capire, insomma, se la lunghezza è corretta. Mettiamo tutto all'interno di una teglia possibilmente tonda e poi inseriamo i pachino, proprio per, insomma, dare l'idea delle pallette di Natale. Con un pochino d'acqua andiamo a metterla in superficie poco, ragazzi, mi raccomando, e poi andiamo appunto ad attaccare i semini di sesamo e quelli di papavero, oppure potete aggiungere anche le mandorle, oppure potete, insomma, mettere i semi di girasole, tutto quello che volete. Mettiamo nel forno con la lucetta accesa ma spento per altri 20 minuti per farlo lievitare, e poi eccolo qui, la cottura terminata, una cosa, ragazzi, spettacolare, un bel nastro, e poi portatelo così a tavola. Mi spiace, ragazzi, che non posso farvi vedere la fetta tagliata perché l'ho portata a casa di amici, quindi mannaggia, però era buonissima, integrale ma morbidissima. Meravigliose rosette ripiene di patata e cipolla. Allora, andiamo appunto a rosolare un paio di cipolle tagliate fini fini con olio, sale e pepe, e le facciamo cuocere, mi raccomando, con il coperchio per ridurre i tempi di cottura. Allora, nel frattempo le cipollette si fanno, io vado a controllare la mia Palmira per vedere se sta facendo tutto bene, ed effettivamente è sempre lei perfetta. Eccolo qui l'impasto, vedete, mancano un paio di minuti e guardate, proprio una lievitazione perfetta, un impasto super morbidissimo. Allora, che cosa facciamo a questo punto? Lo andiamo appunto a mettere un pochino di farina sul piano di lavoro e mettiamo l'impasto e lo andiamo a lavorare un pochettino a forma di palletta, lo sapete, come al solito. Poi lo stendiamo con il mattarello e poi iniziamo a dargli una forma rettangolare con le mani. E pensiamo adesso quindi al ripieno. Io ho fatto lessare un paio di patatine, le ho schiacciate e condite semplicemente con olio, sale e pepe. Come state vedendo, andiamo a spiaccicarlo su questa base di impasto. Vedete, facile. Prendiamo le nostre cipollette che abbiamo cotto precedentemente. Vedete che belle, mamma mia, solo a vederle me le mangerei tutte. E le andiamo a mettere sopra. E poi prendiamo ovviamente anche l'uvetta, se vi piace questo contrasto salato e dolce, io l'adoro, altrimenti non le mettete. E le vado a mettere un pochettino sopra le cipollette. Ecco qui, arrotoliamo, vedete, questo è il limite oltre il quale non potete aggiungere altro impasto, perché altrimenti poi quando andate ad arrotolare tende ad uscire tutto fuori. Con il taglio a sushi prepariamo queste meravigliose girelle. Le lasciamo poi all'interno del forno spento con la lucetta accesa per circa 20 minuti per farle, insomma, lievitare per una seconda volta, e poi accendiamo il forno e facciamo cuocere per 20-25 minuti. E ragazzi, guardate che meraviglia! Poi ho aggiunto un pochino di sale grosso, così come si fa, insomma, per la focaccia bianca, e sono una cosa spettacolare. L'uvetta dolce con il salato della cipolla e della patata, e poi davvero si sciolgono in bocca, quindi perfette per il nostro meraviglioso e bellissimo pranzo di Natale.
invece girelle, gommela e amarena, dobbiamo partire dalla marmellata. Allora, io l'ho voluta fare in casa, ho fatto la marmellata di mela, l'ho semplicemente cotta con un pochino di zucchero e poi guardate che spettacolo, ho voluto aggiungere il melograno, il succo per l'esattezza, quindi sono andata a mescolare poi il tutto per incorporare appunto il succo di melograno all'interno della marmellata e poi guardate che spettacolo, l'ho lasciata cuocere qualche altro minuto fino a farla addensare e poi l'ho fatta raffreddare. Ed eccolo il mitico impasto fatto con la macchina del pane, guardate quanto ha lievitato, si è addirittura appiccicato al coperchio sopra, quindi proprio soffice come una nuvola. Allora, un pochino di farina, come vi dico sempre al solito ragazzi, formiamo la palletta, in questo caso la andiamo a dividere in due parti e poi lo stendiamo, quindi dobbiamo realizzare più o meno due fondi uguali, quindi o tondi o rettangolari, come volete voi. Andiamo a spiaccicare la nostra buonissima marmellata che nel frattempo si è intiepidita e poi copriamo con il secondo strato, non vi preoccupate ragazzi se si buca, tanto si riaggiusta tutto e poi andiamo a foderare, o meglio io vi consiglio di imburrare, ovviamente poi utilizzate o burro, margarina, quello che volete voi, quindi andare a imburrare gli stampi, insomma. Ecco qui, allora tagliamo striscioline come avete visto con la rotella della pizza e poi vado a realizzare questi simpaticissimi torcioni, li mettiamo all'interno del cerchietto, insomma, e guardate un po', tipo una sorta di danese, e al centro ci mettiamo questa meravigliosa amarena Fabri, un pochino di succo perché insomma ci sta tutto, diciamo un mezzo cucchiaino sopra, e poi lasciamo sempre 20 minuti il forno spento con la lucetta accesa per far insomma lievitare, poi accendiamo e proseguiamo con la solita cottura. Guardate che meraviglia ragazzi, sotto si toglie subito, la marmellata è scesa sotto, quindi potete immaginare proprio un impasto morbidissimo, dolcissimo, una cosa davvero spettacolare. Portiamo a tavola con un pochino di marmellata, un po' di zucchero a velo e voilà, ecco qui il dolcetto super servito. E niente ragazzi, spero insomma di avervi dato qualche bella ideuzza, ricettuzza anche questa volta. Io vi mando un bacio grande grande e come al solito ci vediamo alla prossima, ciao. There's a bright star shining tonight, I have never seen before. It makes the snow come alive with the light, like a spotlight on the glistening winter floor. And I'm thinking of you and how I'm just nearby. I know what I gotta do, I must give it a try. So won't you come out with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town. It's a lovely sight when the city's in this gown.